questo punto della serata, ragazzi, passiamo dall'ambasciatore Pupi D'Angeri a Raimondo Etro. Da un ambasciatore del Belize a Raimondo Etro, ex terrorista. Vi ho detto che potrebbe perdere reddito di cittadinanza. Addirittura dice: andrò in galera. Bene, bene. Raimondo, che è successo? Ah, scusa. Pensavo fossi Pierangelo, ma chi è? Ma sono Cruciani. Ah, scusa, cazzo, pensavo che la chiamata anonima fosse la mia. Ma che? Scusa. Adesso molti minacciano e mica ti minacciamo noi, però. La chiamata anonima me la fa solitamente la mia ragazza, quindi. E che hai fatto? Hai fatto la voce come se dovessi scopare al telefono? No, ho fatto. Ah, roba incredibile. Tra l'altro, stai finendo in mezzo a una strada e c'hai la voce felice. E che cazzo mi frega, ma. Io ti voglio editorialista alla Zanzara, ti giuro. Ragazzi miei, io voglio Raimondo Etro, editorialista fisso di questa trasmissione. Fagli una statua a sto punto. Ma no? Che cioè, statua? Ma per me è uno che combatte come un pazzo, dalla mattina alla sera, dai, su. Ma non è che combatte, è un personaggio che non ha rispetto per le vittime, per il dolore che ha creato in questo paese. Non fare la pazza. Giocate con le vittime, giocate con le vittime del terrorismo. Poi, certo, questo è un personaggio che dovrebbe cadere nel dimenticatoio. Aspetta, nel dimenticatoio dovrebbe cadere. Di persona sei anche simpatica, sì. Anche perché abbiamo in comune l'amore per Israele, quindi. Ecco, non dirlo per favore, perché rischi di creare qualche danno. No, rischi di creare qualche danno all'autorevolezza e al brand dello Stato di Israele. Non credo proprio, perché Israele non è come voi. Ecco. Ma io non ho capito una cosa, ma perché adesso pensi di andare in carcere? Cioè, che è successo? Veramente perché pensi? Mi hanno. Allora, ho omesso. Di comunicare la variazione di residenza di mio figlio. Sì. La pena per l'omissione di variazione di cos'è è da 1 a 3 anni. Per i prediti di cittadinanza, ma dici tu. Per ti daranno la condizione. Dunque te l'hanno tolto. La condizionale con i precedenti che ho non posso averla. E dunque io non ho capito bene. Quando è l'ultimo assegno del reddito di cittadinanza che hai preso? A gennaio. Dunque tu a febbraio non lo prenderai? Non lo prendo, quindi ho 7 mesi di affitto arretrato, 2 anni di condominio. Io in questi 7-8 mesi nel quale ho percepito sono riuscito a pagare, a fare la spesa, ma che posso dire, ragazzi, una cosa? Cruciani, con tutte le case che hai, perché non fai un gesto, visto che ti piace? Ma io non ho case da affittare, le affitta mia madre. Portatelo. Portatelo a casa tua. Allora, posso dire che non mi chiedi prestazioni sessuali. No, perché io non ne posso. Massimo Parenza, perché ormai sono impegnato con Giletti. Però scusa, come si diceva con gli immigrati, portatelo a casa tua. Però portatelo a casa tua. Posso dirvi una cosa? Allora, ieri si è scoperto che il reddito di cittadinanza ce l'aveva un mafioso. Ce l'aveva un signore che era un boss della mafia. Ma sai quanta gente lo ha preso così? Senza. Anche i tuoi ex colleghi, chiamiamoli così, ex terroristi, immagino, lo sai pure te. Ma non credo che l'abbiano preso senza motivo. Ora, io dire, veramente, Raimondo Etro, io ero contrario e sono anche contrario al fatto che uno possa prendere il reddito di cittadinanza dopo quello che ha fatto. Però, tolta questa cosa qua, è veramente una persona indigente che ha bisogno. Che ha bisogno del reddito di cittadinanza rispetto ad altri che invece hanno, no, lavorano in nero, avesse fatto a meno di partecipare a delle stragi, magari avrebbe avuto una professione diversa. Chi è quello, quel Gottardo? Sì, Gottardo. Sono io, quello che non ha paura di te. Gottardo, ti giuro, quando ci siamo visti, ti sei cagato un po' addosso. Figurati. Tutti i leoni del giorno dopo. Per cosa sei andato in carcere, Etro? Quanti morti hai sulla coscienza, Etro? Che tu dici a me, leone da tastiera, mentre stai tutto il giorno alla tastiera a parlare degli altri. Questo è vero, Ma io ho la coscienza pulita, caro mio. Sì, io non ho causato la morte di nessuno, a differenza tua. Io dormo la notte perché non ho dei servitori dello Stato sulla coscienza. Anch'io dormo.
è spregevole che quello Stato che quello Stato che tu hai combattuto ti mantenga. È spregevole e non c'è un cazzo da ridere sui morti. Posso dire una cosa, Raimondo? Non c'è nulla da ridere sui morti. Tu hai, aspetta un attimo, tu hai detto, tu hai detto non sono comunista, giusto? Sì, esatto. Cioè tu li odi i comunisti? Certo. Cioè lo, il comunismo lo disprezzi? Certo. Lo consideri praticamente peggio del fascismo? Ma è uguale, è allo stesso livello, non sono io, è stata la Santanchè che mi ha chiamato compagno etero, amico dei comunisti e altro, ma io non sono da 40 anni, quindi voglio dire, è una situazione veramente caricaturale. Tra l'altro tu sei anche tua è caricaturale, che eri delle brigate rosse, adesso odi i comunisti, è inutile che fai ironia, assassino, dimmi assassino, dimmi assassino, con le mani sporche di sangue, dimmi assassino, dimmi sporco del sangue dei servitori dello Stato. Ma sei proprio gottardina. Sì, fai l'ironia, che quelli di cui hai causato la morte non possono più farla quell'ironia lì. Ma ti sei messo il pannolone? E tu, per esempio, sei anche contro i clandestini che entrano in Italia? Io sono per i porti chiusi, ma non perché vengono a rubarci il lavoro, perché i clandestini che arrivano non è che vengono accolti per motivi umanitari, ma per arricchire le quote di rosse e i preti, tutto qua. Cioè, io invece sono per le carceri aperte per quelli come te. Tu dovresti stare in carcere, altro che porti chiusi. Carcere aperto per te, caro, caro il mio. C'è stato in carcere. La cosa interessante dietro è che Etro parla esattamente come Mario Giordano. Te lo dice cose così diverse. Se vuoi faccio anche la vocina. No, ma mi pare che sia uguale alla destra a quello che dice Salvini a Mario Giordano. È uguale. Non è che c'è grande differenza. Porti chiusi. Siamo tutti froci, come diceva Nino Manfredi. Ma sono contento che vi faccio divertire. Scusami un attimo, ma la Santanchè, adesso vogliamo chiedere scusa per questa cosa del cuscino, del buco del cuscino. Ma sto cazzo, t'ho detto Crociani, piuttosto mi ingroppo te. E Giletti, se Giletti non ma è quelle le altre donne, ma quali... piuttosto che andare con la Santanchè o con la Boschi, la Boschi una che fa ancora vedere le mutande, non peggiori la situazione. Le mutande non l'ha mai fatta vedere. Ma che cazzo peggiori. Ma scusa, ma anche la Boschi è la stessa cosa. Manco col buco, ma è meglio un buco nel cuscino pure la Boschi. Ma certo, ma questo, quello è tutto il contrario. Lei però non si deve permettere di parlare così delle donne. Lei non si deve permettere di parlare questo modo delle donne. Quella è andata in spiaggia, non è che ha fatto non delle si deve Valenza, permettere di parlare così delle donne. Considero, aspetta che sto scolando le patatine fritte, deve parlare in questo modo delle donne. Ma saranno cazzi miei. È un linguaggio schifoso che lei utilizza. Usa un linguaggio schifoso. Preferirei fare un'orgia con Parenza, con Gottarda e con Crociana piuttosto che anche solo dare la mano alla Santanchè o alla quell'altra, la Boschi. È un linguaggio schifoso il suo. Va bene, a posto. Cosa sono per te? Non ho capito. Sono delle donne. Non sono donne, sono delle esibizioniste. Etro non è un esibizionista, invece sei un brigatista da talk show. Sei un brigatista come da talk show. Che non sei un giornalista, sei un giornalaio. Con la piccola differenza che non ho mai ucciso nessuno. Piccola differenza. Né detto di uccidere nessuno. È un aggravante. Perché con tutte le stronzate che spari, tu ammazzi l'intelligenza quotidianamente. Però tu scusami, quell'altro ginocchio di Gottardo, e poi dopo fate l'amore con Crociani la sera. Dici, quanto abbiamo guadagnato stasera sparando cazzate. Io invece apprezzo la tua, perché io odio tutto quello che hai fatto e disprezzo tutto quello che hai fatto. Però in qualche modo, non so perché, cari Parenzo, caro Gottardo, perché ti piacciono i matti. Mi piace una persona che dice apertamente: io ho le pezze al culo e fra poco non potrò nemmeno mangiare, che è così, giusto? Ma è vero che non potrai manco mangiare? Crociani? No, questo è vero. Cioè, io guarda, ho una settimana di autonomia. Dopodiché l'alternativa è la scatola di cassone alla stazione Termini. Fai una rapina, Etro, fai una
rapina e torna in carcere. Sì, fai una rapina e torna in carcere. Non ho bisogno, ma nessuno che deve mi devi dire tu? Di fame, senti, Crocetto, ma che mi devi dire tu quello che devo fare io? Senti, stronzetto, andrò in carcere. Perché bene, questa è una bella notizia. Senti, questa è una bellissima notizia. Perché in questi otto mesi rimanere in carcere. Crocetto, mi stai a sentire? In questi otto? Allora, in questi otto mesi ho percepito 780 euro al mese. In carcere costerò allo Stato 124 euro al giorno, quindi bene. Invece di 780 molto volentieri, molto volentieri, molto volentieri, molto volentieri, dietro alle sbarre, assassino, dietro alle sbarre, assassino. No, ma no, ma non si può essere contento se uno ha già fatto. Saranno contenti i parenti delle vittime, i parenti delle vittime saranno contenti. Ha già pagato per quello, ma no, per quello ha già pagato. Delle vittime. Fai parlare i prezzi delle vittime come quel testa di cazzo. No, ma per quello ha già pagato, infatti, ha ragione. No, non gli puoi dire testa di cazzo. Non puoi dire testa di cazzo a Potito Perugini. Perché Potito Perugini. Io ho detto, è uno stronzo, perché lui ha detto che sono uno psicopatico. Beh, ho capito, ma non puoi dire testa di cazzo a Potito Perugini, che è uno che ha avuto un parente ammazzato anni fa e da anni combatte. Vedi chi chiama, Cruciani. Ma che vuol dire? Ci sta giostrando sopra. Se io avessi saputo che c'era questo pezzo di merda in trasmissione, non avrei partecipato a questa trasmissione. Non lo sapevo. Quello che ha detto sulle vittime è terribile. Perché è un pezzo di merda. Ragione, Etro, è vero. Sei un pezzo di merda. Sei un pezzo di merda. Ma vai a fare in culo. Ma quello che hai detto di quello che hai detto di Potito Perugini è una vergogna. Scusa, vergognati. Devi chiedere scusa. Chiedi scusa a Potito Perugini. Chiedi scusa però al Potito Perugini, perché devi... cazzo. Vabbè, ragazzi, ecco, vedi, ecco, ma quello vedi, ha avuto un parente ammazzato, amico mio. Ma stai zitto tu. Ma allora ci faccio parlare, guarda, te lo chiamo, te lo chiamo. Ma chiamalo come ti pare. Fermo là. Sto qua, e chi si muove? C'è un cazzo da fare. Pronto? Potito? Sì, buonasera, chi parla? Sono Cruciani. Ah, buonasera. Senti, no, qui abbiamo Etro che ti ha dato prima della testa di cazzo. Allora ti volevo chiamare subito perché non mi va di lasciare le cose così appese. Lui ha detto che tu sei un esibizionista. Gli vuoi rispondere? Sta qui con noi. Salutatevi se volete, oppure vi disprezzate. Buonasera. No, buonasera, no, Potito. No, forse è meglio evitare. Perché tu gli hai dato della testa di cazzo prima? Perché ha fatto la sparata in televisione, in diretta, che mi ha... Adesso con l'accento, posso rifare l'accento pugliese che fa? Vorrei invitare il brigatista Etro a un colloquio di lavoro per la multinazionale con la quale collaboro, ecco. Beh, che c'è di male, scusa? Dove ci siamo? No, ci siamo visti una volta a cena, una cena, una birra, una cosa. Sono venuto a prenderla a casa, o no? Sì, certo. Siamo stati a cena o no? No, a cena abbiamo bevuto una birra. Ma allora perché gli dai la testa di cazzo? Non ho capito. No, perché dopodiché è sparito. Ha fatto la sparata per far vedere che lui faceva il buonista. Dopodiché è vero che lei, quando l'ho richiamata più volte, mi ha detto di avere un problema di salute e di avere una polmonite in corso. Ma per piacere, Cioè, ti volevo offrire... Io ho tutto documentato. Ti volevo offrire un lavoro e l'hai rifiutato. Sono una persona seria, infatti. Non mi permetto di andare oltre, perché ho tutta la documentazione dei messaggi che lei mi ha mandato dicendomi che non stava bene. Lei mi ha ignorato completamente, perché il suo intento lei è fare l'esibizionista per diventare candidato nella Lega. Per io fare sarò carriera candidato. Politica io, lei io. Non è un familiare delle vittime, lei è un buffone. A me lei non insegna proprio un cazzo. Ma va bene, non ti devo proprio insegnare niente. A me non sei un cazzo. Vabbè, ma è legittimo fare politica, ma è legittimo fare politica. Dai, altra terza querela. Tu sei una nullità, che cosa devo querelare? Sei una nullità. Fermo, non mi sembra che ci sia possibilità di venire a un incontro tra i due. Ciao Potito, ciao.